Padre Pio, dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo nella clausura. Sappiamo che spesso Padre Pio non stava bene ed era costretto a stare a letto. Ci racconta l'episodio Padre Paolino da Casa Calenda. In quelle giornate in cui Padre Pio non riusciva neanche ad alzarsi dal letto, chiedeva una mano ai confratelli e in modo particolare la sera prima di andare a letto Padre Paolino, rivolgendosi a Padre Pio, gli dice: Padre, mandatemi l'angelo custode in modo tale che io posso svegliarmi e posso venire da lei per darle una mano se lei ha bisogno. E così fu. Verso mezzanotte accade che Padre Pio manda l'angelo custode a Padre Paolino, sente bussare alla porta, ma era talmente forte il sonno di Padre Paolino che non si sveglia. Mortificato, torna l'indomani da Padre Pio e dice: ma padre, non mi ha svegliato. Come non ti ho svegliato? Ti ho mandato il mio angelo custode, ma tu non ti sei svegliato. Mortificato ancora di più, gli dice Padre Paolino: allora questa sera di nuovo che sia, mandatemi l'angelo custode. Così fu, Padre Paolino venne svegliato, ma lui aveva questo sonno talmente forte che si girò dall'altro lato del letto e continuò a dormire. Nella terza notte Padre Paolino, rivolgendosi di nuovo a Padre Pio, gli disse: padre, fate in modo che il vostro angelo custode mi svegli, ma anche in modo brusco, ma l'importante è che io mi svegli e vi possa aiutare se ha bisogno di me. E così fu. Quella notte Padre Paolino andò a dormire, ma durante la notte venne svegliato da un rumore così tale che lui stava quasi cadendo dal letto e subito balzò in piedi, andò da Padre Pio e gli disse: padre, ha bisogno di me? E Padre Pio: sì, caro Padre Paolino, dammi una mano perché sono tutto immerso nel sudore e per piacere aiutami a cambiarmi che non lo posso fare da solo. E allora Padre Paolino, che ci racconta questo episodio, finalmente lo poté aiutare, contento di questo aiuto che diede a Padre Pio, nonostante la pesantezza del sonno non l'avesse avuto vinta sulla sua volontà di dare una mano al suo illustre confratello Padre Pio.